Nelle prime ore di questa mattina i carabinieri del ROS, coadiuvati dal personale dei comandi provinciali carabinieri di Enna, Caltanissetta, Catania e Brescia, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Caltanissetta su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di 15 persone, gravemente indiziate di associazione per delinquere finalizzata alla produzione e al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dalla disponibilità di armi. Tra di essi, tre sono indagati anche per reato di intestazione fittizia di beni. Gli indagati sono tutti destinatari della misura cautelare in carcere, tranne due soggetti sottoposti agli arresti domiciliari. Nel medesimo contesto, la Procura della Repubblica di DDA di Caltanissetta ha emesso decreti di perquisizione da effettuarsi in Germania a carico di due soggetti residenti a Colonia ed eseguiti dalla Polizia Criminale di Colonia e BKA, con la presenza anche di personale del ROS. In tale contesto si è cercato il riscontro dell'esistenza di un articolato traffico di sostanze stupefacenti provenienti dalla Germania e diretto a Barra Franca, gestito da soggetti barresi emigrati in Germania. In questo contesto, nel dicembre 2021, il figlio di uno degli indagati, che manteneva rapporti con l'Italia anche attraverso l'utilizzo di apparati telefonici criptati e in custodia cautelare, veniva arrestato in Baviera, proveniente da Colonia, e diretto in Sicilia, poiché trovato in possesso di 300 grammi di cocaina. L'ampia piattaforma delle intercettazioni forniva gravi indizi circa il collegamento di due degli indagati, con posizioni di rilievo con elementi legati alla criminalità organizzata di Catania Ognina Picanello. Con la collaborazione di un nutrito gruppo di catanesi e con la complicità di un'insospettabile intera famiglia di Barra Franca, sarebbe stata approntata una grossa piantagione di cannabis indica in serra, con annessa raffineria per la produzione di marijuana e hashish. Con queste indagini sono anche state rinvenute numerose armi e munizioni clandestine. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato un 33enne catanese per reato di furto aggravato in concorso. In particolare, la gazzella nel tardo pomeriggio è stata inviata dalla centrale operativa presso il parcheggio di un parco commerciale della zona, dove un passante aveva segnalato un furto su una macchina ancora in atto. Raggiunta l'area indicata nel giro di qualche minuto, i carabinieri hanno subito visto una Fiat 500X di colore rosso con il cofano anteriore aperto, con un uomo al posto di guida, accostato a un'altra Fiat 500X di colore grigia, mentre una seconda persona era intenta a trafficare sui fari anteriori di quest'ultima. Immediato quindi l'intervento della pattuglia, che però era già stata vista a distanza dall'uomo intento a lavorare sul mezzo e che si è dato alla fuga fra le auto parcheggiate fino a far perdere le sue tracce fuori dal parcheggio stesso. Nel frattempo, un altro equipaggio della locale stazione Carabinieri ha dato immediato rinforzo ai colleghi del radiomobile, che hanno invece bloccato e messo in sicurezza l'altro uomo, identificato per il 33enne, sorpreso ancora alla guida della Fiat 500X rossa. Perquisita l'auto utilizzata dai due ladri, i militari dell'arma hanno trovato nel vano portaoggetti un utensile usato solitamente dai malviventi per forzare le auto. Il 33enne è stato quindi arrestato, mentre continuano le indagini per identificare il fuggitivo. I carabinieri della stazione di Catanesima hanno arrestato un catanese di appena 19 anni residente a Mister Bianco. Durante un servizio di pattuglia su via Capopassero, i carabinieri hanno notato il giovane che camminava per strada con fare guardingo, voltandosi spesso indietro per accertarsi non vi fosse nessuno a seguirlo. Non appena avvistato, i carabinieri in un attimo hanno iniziato a correre cercando di scappare. Nella fuga il 19enne ha cercato rifugio in qualche traversa, non prima però di aver buttato un marsupio che teneva a tracolla. In quelle concitate fasi, i carabinieri, senza mai perderlo di vista, recuperato durante l'inseguimento della borsetta, lo hanno infine raggiunto dopo pochi metri, bloccando definitivamente la sua corsa. I militari, dopo aver messo in sicurezza il 19enne, hanno quindi ispezionato il suo borsello, al cui interno hanno trovato 48 involucri in cellophane contenenti marijuana per un peso totale di circa 35 grammi, nonché 100 euro in denaro contante appena intascati dalla sua attività di spaccio. Sempre dentro il marsupio è stata trovata anche una radiotrasmettente. Per ultimo, nelle tasche dei pantaloni del ragazzo, inoltre, sono stati trovati altri 16 involucri termosaldati contenenti cocaina crack del peso di diversi grammi. Il pusher è stato arrestato e messo in domiciliare in Mister Bianco. Mi godo questi momenti che sicuramente non ritorneranno più, come è successo poi quest'anno, perché già sto pensando a sabato. Partiamo però da questi 95 minuti, mister, perché quando il Catania è sotto pressione, quest'anno lo ha dimostrato, per l'ennesima volta riesce a tirare fuori energie, determinazione, carattere. Sì, sono contento perché comunque
Ci sono tanti giocatori che fino a 2 mesi fa erano un po' sbeffeggiati e tutto quanto. Sono riuscito piano piano a riportarli tutti dentro con pazienza, anche con critiche, perché fanno parte del mestiere. Però ad oggi abbiamo una squadra che ha un'anima e i tifosi l'hanno visto, un lavoro che poi consegna anche alla società, perché faranno le loro valutazioni per il futuro. Però adesso concentriamoci sul ritorno. Io devo fare i complimenti ma immensi ai giocatori, perché hanno fatto qualcosa di straordinario. Sono sincero, non me l'aspettavo neanche fino a questo punto. Cianci ancora una volta è stato decisivo, ha fatto un gran lavoro come centroboa, ha subito anche un sacco di falli, alla fine è riuscito a trovare anche la stoccata giusta, è sicuramente uno degli uomini più in forma del momento. Ha calciato in porta, noi durante gli allenamenti che non so quante volte calciamo, e ha calciato in porta, ha fatto gol, ma anche il lavoro di Samuel dopo che è uscito di Carmine, ha cominciato a apprezzare la loro prima costruzione. Dunque penso che questi sono i segnali più importanti che un allenatore ha. Bene Contec, bene Ndoi, bene chi è partito all'inizio, bene chi è entrato, bene chi non ha giocato. C'è quel pensare tutti insieme, comune, che nel pre-partita, prima di entrare nel riscaldamento, avevamo detto. Abbiamo parlato poco a livello tattico, sinceramente, perché comunque sia sono partite che poi deve andare oltre, gliel'ho detto. Ho detto ai ragazzi che non bisognava avere rimpianti e dovevamo andare oltre la fatica, oltre la stanchezza. Dovevamo lasciare un'impronta, perché poi a livello di orgoglio, quando ti danno già per spacciato, è la cosa più bella. Sabato sarà una partita diversa, però il primo round è andato ed era quello che lei aveva chiesto. Sì, no, una dovevamo vincerla, questo non vuol dire che, è chiaro che noi siamo un po' abituati alle remontate, no? E vediamo in Coppa Italia tutto, però adesso pensiamo oggi a riposare, domani, e poi ci andiamo a giocare questa cosa, perché questa semifinale con una squadra forte che ha tanti cambi, tante alternative, però io sono contento di aver regalato altri 4 giorni di sogno a questa gente che non so più cosa dire. Da studio una domanda secca a mister Zeoli. Sì, ma se le dico che noi abbiamo grossi margini di miglioramento su questo aspetto, fa capire il rammarico che ci può essere, no? Perché parlo di Sturaro, che comunque sia sarebbe stato importante. Ora vediamo se ce l'abbiamo a disposizione sabato, credo di sì, non voglio fare anticipazioni, credo di sì. È vero, questa cosa è vero, e lo staff è uno staff che mi aiuta tantissimo, mi sostiene, mi sopporta, perché, principalmente perché sono uno che è meticoloso, dunque Petralia, Vanzetti.